Buongiorno a tutti, sono Danilo Francesco Venirocco e sono il governatore del Lions Club International, distretto 108 IB1. Un distretto che parte da Parabiago e arriva a Varese, arriva a Como, attraverso la provincia di Lecco, Sondrio e arriva fino a Livigno per comprendere anche la zona di Monza e Brianza. Oggi siamo a Saronno, siamo con Lions Club Saronno del Teatro, club del quale mi onoro di essere socio, che procede con la premiazione delle forze dell'ordine. Giornata importante perché viene riconosciuto alle forze dell'ordine il loro valore, il loro importante e fondamentale riscontro sul territorio, riscontro che ci consente di avere la tranquillità di cui dobbiamo godere tutti grazie al loro servizio disinteressato. Chi più di Lions Club International, il cui motto è We Serve, noi serviamo, si occupa di sostenere ma soprattutto valorizzare le persone che danno disinteressatamente il loro servizio, e sicuramente le forze dell'ordine sono un esempio. Oggi andremo a premiare i carabinieri, l'arma dei carabinieri, la finanza, la guardia di finanza, i vigili urbani o quantomeno la polizia locale, i pompieri, e avremo una grande partecipazione della Polizia di Stato attraverso il gruppo cinofilo dell'aeroporto di Malpensa. Sicuramente le immagini poi sapranno essere più esaustive di me e sapranno raccontarvi le emozioni che questa giornata ci riserverà. Eccoci qua, abbiamo fondamentalmente il gota dei tre club di Saronno. Abbiamo chiaramente con noi le unità operative, i club, quello che è l'attività più importante che noi abbiamo come Lions sul territorio. Cominciamo per rispetto con il club più anziano, il Saronno Host. Sono sicuro che il presidente Pierluigi Galli vorrà dirci due parole. Grazie per l'anzianità solo di club, grazie a Dio. Ma intanto è un piacere ed un onore essere qui, anche perché questa manifestazione che tiene a battesimo il Salone del Teatro è molto importante per tutta la città, per la sicurezza, per le forze dell'ordine e per tutti i cittadini. Il mio ringraziamento al Salone del Teatro per l'invito e buona manifestazione a tutti. Ti ringrazio Pierluigi e colgo l'occasione per sottolineare quanto il Saronno del Teatro, il Saronno Host, ha fatto quest'anno, un club che compie i 50 anni, un club che senza problemi si attiva su un territorio con grandi manifestazioni. Pierluigi è stato un presidente splendido, è stato un presidente che ha dato tanto e sono orgoglioso nella serata dei riconoscimenti di averlo potuto premiare. Adesso volentieri passo la parola al mio presidente del Saronno del Teatro, che Roberto Morlacchi. Roberto, cosa ci racconti di questa annata? Impegnativa, divertente? Annata impegnativa ma soprattutto divertente, passata serenamente con tutti i soci grazie alla collaborazione di tutti, improntata all'unità, al fare e soprattutto a condividere con gli amici degli altri club, presidenti degli altri club di Saronno, delle iniziative in comune. Oggi è il giusto coronamento di questa attività. Cercheremo di fare al meglio questa manifestazione a cui teniamo molto e che è stata ideata e creata da due grandissimi soci del club che ho l'onore di presiedere quest'anno, che sono Francesco Danilo Guerini Rocco e Lanfranco Roviglio. Grazie. Grazie Roberto, grazie per il tuo intervento, ma grazie soprattutto per l'umiltà con cui hai condotto questa annata. Annata importante che ha visto, oltre alla tua operatività, la voglia del club di rinnovamento, da qui l'arrivo di nuovi soci e la possibilità di essere anche attraverso i Leo Club, sono la nostra sezione giovanile, attivi attori di quello che è una trasformazione sociale. Ultimo ma non ultimo, un amico, e con grande piacere gli do la parola, è il presidente del Saronno in Subria, il caro amico Basilico. Ho sbagliato? No, è perfetto. Era per farti la solita battuta, tieni caro. Allora, grazie governatore. Io ringrazio ovviamente i nostri amici e colleghi presidenti del Saronno del Teatro, che è Saronno Host. Siamo molto felici di essere qui ancora una volta insieme a rappresentare l'unità di Saronno e dei nostri tre club che tanto hanno fatto bene durante questa annata lionistica. È veramente un onore essere in questa manifestazione tutti quanti insieme, e anche il meteo ci sta dando una grossa mano oggi, e quindi speriamo veramente che tutto si svolga al meglio e sarà veramente una splendida manifestazione. Grazie ancora.
Grazie Claudio, anche per te solo parole di grande lode per quello che hai fatto come presidente, come club, ma soprattutto per aver raccolto una sfida importante, quella che sicuramente ci darà un Leo Club Alfa sul territorio. Io adesso inviterei Piero da Saronno, questa splendida emittente che ci ospita, a fare una carrellata ampliandosi sulla sinistra verso il sindaco, per poi vedere questa piazza gremita, segno di cosa significhi davvero essere sul territorio, segno di cosa significhi essere in un comune presenti, come soci attivi, ne vedete molti del club, ma soprattutto vedete quanto sia importante avere la collaborazione della cittadinanza. Come governatore sono orgoglioso e fiero di questi tre presidenti che hanno dato tanto all'associazione, ma soprattutto hanno dato tanto a me come uomini. Gli devo la mia personale stima e riconoscenza. Grazie. Lions Club Saronno del Teatro. Il nostro club è portavoce di un sentimento di ringraziamento per le forze dell'ordine che operano nel nostro territorio e per il terzo anno abbiamo organizzato la premiazione delle forze dell'ordine, che in ordine alfabetico rigoroso sono i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Do il benvenuto alle autorità lionistiche, civili e militari e a tutti quanti voi. La scaletta di questa mattinata, tra un minuto parlerà il presidente del Lions Club, avvocato Morlacchi, poi parlerà il nostro sindaco, dottor Luigi Porro, Luciano Porro, chiedo scusa, Luciano, quindi il colonnello Luigi Macchia, comandante della finanza dell'aeroporto della Malpensa. Seguirà una dimostrazione dell'unità cinofila della finanza all'aeroporto di Malpensa. Al termine parlerà il governatore dell'Lions Club del Nord della Lombardia, Danilo Francesco Guirini Rocco, e in ultimo verranno premiate le quattro armi con il leone d'argento. Ripeto, è il terzo anno. Benvenuti a tutti, buon divertimento. Cedo la parola al presidente del Lions Club Saronno del Teatro, avvocato Morlacchi. Grazie a tutti, grazie a tutte le forze dell'ordine che sono intervenute a questa per la loro festa. Io sono veramente felice ed onorato a nome del mio Lions Club Saronno del Teatro, a nome di tutti i soci che si sono prodigati per ideare, realizzare e portare a compimento questa festa che mi auguro sia molto bella, per riconoscere con un piccolo omaggio, ma che contiene un grande grazie, le forze dell'ordine che quotidianamente, ogni giorno, si operano per noi, per mantenere la sicurezza, la legalità e soprattutto in questi momenti difficili dove accadono anche delle calamità naturali impattanti che creano veramente non poter andare a ciò che è accaduto, il terremoto in Emilia e parte della Lombardia. Grazie all'opera di queste persone quotidiana, vigorosa, sacrificata, tant'è che molte volte il loro spirito di sacrificio porta ad atti di eroismo, quindi devono essere un esempio per tutti. Sono, ripeto, molto felice di poter dire un grosso grazie e di sottolineare che loro operano nella gente per la gente e che una grandissima qualità che ogni giorno manifestano e che tutti possono toccare con mano è che questa loro attività professionale continua viene svolta con una grande umanità, che è una qualità importantissima nell'esercizio di questi loro importantissimi punti. Quindi io non ho altro da dire, grazie ancora e vi auguro di potervi premiare come club anche il prossimo anno. Grazie Presidente, è un onore, passo la parola al nostro sindaco, dottor Luciano Porro.
Grazie a tutti, grazie al dottor Lanfranco Voviglio, grazie ai soci, ai volontari del Lions che hanno organizzato questa manifestazione. Mi associo ai sentimenti di gratitudine come sindaco della città di Saronno a nome mio personale e di questa amministrazione. È proprio vero che dopo la tempesta torna il sereno. Auguriamoci che anche dopo tutte le tribolazioni che come paese Italia stiamo vivendo in questo momento possa tornare il sereno, che possa ridare fiducia alle nostre famiglie, alle nostre comunità. La gratitudine va quindi a tutte le forze dell'ordine, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, che quotidianamente sono a nostra disposizione e a servizio delle nostre comunità. Gli stessi Lions hanno nel loro motto l'essere a servizio e con grande dedizione, con fatica e con determinazione organizzano moltissime iniziative sempre a scopo benefico. Allora il ringraziamento alle forze dell'ordine va in questo senso e io mi permetto di esprimere anche un auspicio che si possa tutti insieme coordinarsi, collaborare per consentire a ciascuno di noi e alle nostre comunità cittadine, alle famiglie, agli imprenditori, ai negozianti, a quanti vivono la città, con la loro supervisione, con la loro presenza fisica, con le loro divise, sentirci, non dico sorvegliati, ma sentirci più sicuri perché ci sono loro. Ed è compito loro, non è compito tanto del sindaco fare lo sceriffo, come qualcuno pretenderebbe. È compito delle forze dell'ordine, perché questo è il loro servizio, la loro missione, essere presenti nelle piazze, nelle strade, soprattutto in quei luoghi maggiormente a rischio, e a Saronno sappiamo quali sono, lo sappiamo noi come amministrazione comunale, lo sanno i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, ed è bene che ci si coordini e che siano presenti laddove più serve, proprio per dare questa sicurezza a tutti noi. Purtroppo anche nella nostra città recentemente si sono manifestati degli episodi che mai vorremmo si ripetessero. Allora l'auspicio, la richiesta che faccio come sindaco a loro è di continuare su questa strada e possibilmente ancora di più intensificare i loro sforzi. È davvero un ringraziamento forte che mi sento di fare a nome mio, ma credo anche di tutta questa città di Saronno e di tutta questa nostra comunità. Grazie di cuore, avanti con forza, con determinazione, con grande professionalità e competenza come avete dimostrato di saper fare. Grazie davvero. Grazie signor sindaco. Ha nominato i Lions, mi sembra doveroso passare la parola a lei, più importante di noi della Lombardia, il nostro governatore Danilo Francesco Guerini Rocco. Autorità civili militari e religiose, il mio è un intervento velocissimo perché sulla scia di quanto ha detto il sindaco, ma semplicemente infrangendo la scaletta, mi prendo l'onore e il piacere di poter consegnare al sindaco un piccolo ricordo di questa giornata, proprio perché, grazie sindaco, lei è sempre stato talmente gentile con noi come Lions Club, ci sentiamo in dovere di essere noi presenti, soprattutto perché ogni qualvolta le abbiamo chiesto la disponibilità o la partecipazione, da questo punto di vista l'abbiamo sempre trovata disponibile. Preciso, e ci tengo a dire, che la Lions Club International è un'associazione più grande che c'è nel mondo, è apolitica, apartitica e aconfessionale. Di conseguenza la collaborazione con le forze dell'ordine, la collaborazione con le istituzioni, la collaborazione con il sindaco, con i comuni, è una collaborazione di cittadinanza unitaria attiva. E qui dobbiamo essere noi gli artefici del cambiamento, impegnandoci sempre di più, facendo in modo che ci siano sempre più persone disponibili a far parte della nostra associazione, proprio perché è solo con l'associazionismo che si può essere oggi attivi nella sussidiarietà, momento importante perché ci consente di essere davvero artefici di un cambiamento,
dove le esigenze sono sempre di più, le risorse sempre di meno, ma dobbiamo essere noi, scusatemi la schiettezza, rimboccandoci le maniche, trovando la voglia che c'era una volta nel fare tanto e bene, ad essere attivi. Grazie signor Sindaco. Se mi è consentito, volevo leggere perché è bene che tutti lo sappiano. Su questo gagliardetto i Lions hanno scritto: ogni giorno ascoltiamo con il cuore, progettiamo con la mente, realizziamo con l'impegno, sosteniamo con il servizio e regaliamo un sorriso. Credo che questo sia un grande insegnamento, io l'accetto con cuore a nome mio, ma anche credo di tutta questa città, perché è un invito che faccio a ciascuno di noi. Il momento è difficile, ma se ogni tanto riusciamo anche a regalare un sorriso a chi ci sta attorno e non essere sempre arrabbiati, tristi, desolatamente contro sempre qualcuno, forse facciamo anche del nostro meglio e regaliamo un sorriso a tutta la nostra comunità e soprattutto alle persone. Grazie di cuore. La parola al colonnello Luigi Macchia, comandante della finanza dell'aeroporto della Malpensa. Anch'io le autorità, i cittadini che sono intervenuti a questa manifestazione. Noi all'aeroporto di Malpensa svolgiamo numerose attività, non quella per cui la Guardia di Finanza è più conosciuta, cioè i controlli strumentali, ma attività di contrasto ai traffici illeciti. Oggi daremo un assaggio della nostra attività antidroga con l'ausilio di unità cinofile. Per la spiegazione di questa attività lascio la parola all'onorevole Loforese. Buongiorno a tutti. Quelli che vedremo impiegati oggi in questa breve dimostrazione sono delle unità cinofile antidroga che operano appunto presso lo scalo aeroportuale di Malpensa. Faccio brevemente una piccola premessa: ecco, la Guardia di Finanza dispone di unità cinofile oltre che antidroga anche per la ricerca in valanga, in superficie, che vengono impiegati quindi durante le calamità naturali, come ben sapete, sia nel caso di valanga e anche in caso di terremoto. Abbiamo inoltre delle unità cinofile anticontrabbando, antiterrorismo, che sono delle unità cinofile dislocate in punti nevralgici, tipo gli aeroporti, hanno uno scopo preventivo. E per ultimo abbiamo delle unità cinofile antivaluta, sono l'ultima, diciamo, tipo di addestramento che è stato introdotto dalla Guardia di Finanza e che avremo modo oggi di farvi vedere. Ecco, queste unità cinofile vengono addestrate presso il nostro centro che si trova a Castiglion del Lago, in provincia di Perugia, in Umbria, dove frequentano un corso della durata di 6 mesi e durante la quale vengono addestrate appunto per le varie specializzazioni. Hanno un percorso addestrativo al termine del quale devono superare degli esami per essere poi avviati all'attività operativa. Ecco, io passerei subito a illustrare quelli che sono gli esercizi che vi faremo vedere. Mi avvicino verso i miei colleghi in maniera tale da poter descrivere meglio le sequenze degli esercizi. Allora, come vedete, abbiamo disposto delle valigie qui nella piazza e simuleremo un controllo del tipo di quelli che facciamo noi quotidianamente presso l'aeroporto di Malpensa. Quindi immaginiamo di trovarci in una sala arrivi di un aeroporto e ci sono i vari bagagli dei passeggeri che provengono da diverse destinazioni, da diverse provenienze. Adesso vedrete all'opera l'unità cinofila composta dall'appuntato Pacilli con il cane Vagir. L'unità cinofila comincia la sua ricerca. Come vedete, il cane annusa tutti i bagagli. Quello che è importante sapere è che il cane, diciamo, per effettuare questo tipo di attività utilizza solo ed esclusivamente il proprio olfatto. È la caratteristica principale che noi sfruttiamo di questo animale. L'addestramento si basa solo ed esclusivamente sul gioco. Infatti questi cani sono addestrati a riconoscere l'odore di tutte le sostanze stupefacenti, quindi cocaina, eroina, hashish, marijuana e anche le sostanze cosiddette sintetiche.
e nel momento in cui riconoscono la presenza di questo odore, segnalano al proprio conduttore. Come avete visto, il cane ha fatto la prima ricerca, non ha segnalato nessun bagaglio. Un altro collega ha introdotto un altro bagaglio che contiene della sostanza stupefacente. Adesso vedrete la reazione che il cane avrà nel momento in cui arriverà ad annusare quella specifica valigia. Ecco, state vedendo, in questo momento il cane si è fermata sulla valigia e comincia a raspare. Il fatto di raspare è proprio la segnalazione che il cane dà al proprio conduttore che contiene della sostanza stupefacente. Il cane non va via da quella valigia fino a quando non riceverà il suo premio, quello che vedete in questo momento il conduttore ha nascosto sotto la valigia. Ecco, quindi, come vedete, in questo momento cane e conduttore stanno giocando. Questo proprio ad indicare che l'attività che si svolge è un'attività di gioco. Vedete, all'interno del bagaglio c'era un libro nel quale erano stati ricavati dei doppi fondi con della sostanza stupefacente. Quindi, dicevo, è molto importante il gioco tra cane e conduttore, perché tutto il nostro lavoro, l'addestramento di questi cani, si basa sul gioco. Quindi ribadisco quello che dico sempre durante le esibizioni: i cani antidroga non sono cani drogati, cercano la droga solo perché vogliono raggiungere il loro gioco. Ecco, adesso, nel frattempo che vengono raccolte le valigie, ci prepariamo per il secondo esercizio. Simuleremo un posto di controllo, quello che succede normalmente per strada. Quindi c'è una pattuglia composta da cinofili, unità cinofile e una pattuglia ATPI della Guardia di Finanza. Verrà fermata un'autovettura, quindi simuleremo un posto di controllo vero e proprio. Come dicevo, è molto importante il rapporto che si crea tra cane e conduttore. Dovete sapere che ogni cane è assegnato ad un singolo conduttore e diciamo questa coppia che si viene a formare, che noi chiamiamo unità cinofila, è inscindibile, nel senso che quel cane lavora sempre con lo stesso conduttore fino al termine della sua carriera. Ecco, come vediamo, i colleghi hanno appena fermato questa autovettura, verranno fatti quelli che sono i primi controlli di rito, quindi controllo dei documenti. Dopodiché, se verrà ritenuto opportuno, diciamo, normalmente la procedura è questa: quando ci sono degli indizi, dei sospetti che possa essere occultata della sostanza stupefacente sul veicolo o da parte dei passeggeri, si procede al controllo con le unità cinofile. In questo momento, quindi, i finanzieri, dopo aver visionato i documenti dei passeggeri, invitano gli stessi a scendere l'autoveicolo e procederanno con un controllo più approfondito tramite i nostri terminali per verificare eventuali precedenti o altre, diciamo, situazioni particolari. Intanto l'unità cinofila si presta per il controllo sull'autovettura. È bene dire che in questo tipo di ricerca, che può sembrare apparentemente un esercizio molto semplice, bisogna considerare che il cane in questo momento dovrà distinguere fra tantissimi odori, perché un'autovettura ha tanti odori delle merci, delle persone che vengono trasportate sull'autovettura stessa. Quindi la capacità e l'abilità del cane deve essere tale da riuscire a distinguere, in mezzo a tanti odori, l'odore solo della sostanza stupefacente. Sull'autovettura non c'è stata nessuna segnalazione, ma vediamo in questo momento che il cane sta segnalando uno dei conduttori, dei passeggeri. Vedete che si è fermato, seduto davanti. E questa è la segnalazione che noi chiamiamo una segnalazione passiva, perché sulle persone ovviamente si evita di fare del male. Vediamo cosa aveva nascosto addosso. Ecco, il passeggero aveva una fascia con all'interno della sostanza stupefacente. Bene. Ora, poiché
il controllo con l'unità cinofila antidroga ha prodotto un risultato positivo, è utile procedere a un altro ulteriore controllo. Vi ho detto prima che presso l'aeroporto di Malpensa abbiamo anche unità cinofile antivaluta, e oggi abbiamo qui infatti l'unità cinofile antivaluta composta dal brigadiere che vedete in questo momento lì con un cane di razza Labrador, e questo cane è addestrato appunto a riconoscere e segnalare l'odore dei soldi. E voglio precisare, si tratta ovviamente di un cane che deve segnalare grandi quantità di denaro, perché c'è un motivo a tutto ciò, nel senso che sappiamo che per legge è necessario dichiarare gli spostamenti di valuta da e verso lo Stato che sono superiori ai 10.000 euro. Bene, queste unità cinofile vengono impiegate proprio per questi scopi, nel senso che devono scovare quegli spostamenti di denaro che superano queste quantità, cioè i 10.000 euro, e che per ovvi motivi non vengano dichiarati. Quindi potrebbe trattarsi di denaro che è come proventi di attività illecite, o semplicemente dei proventi che non si vuole dichiarare al fisco. Ecco, in questo caso quindi il cane è un Labrador, si chiama Tango, ripeterà lo stesso tipo di ricerca che abbiamo visto prima, con uno scopo diverso, quindi dovrà identificare l'eventuale presenza di un ingente quantitativo di denaro. Ecco, in questo momento il cane si è fermato in un punto preciso, il conduttore ha provato a chiamarlo avanti, ma vedete, il cane si è fermato in quel punto, sta facendo una segnalazione anche in questo caso passiva. Noi chiamiamo segnalazione cosiddetta del freeze, cioè il cane che punta in un punto preciso dell'autoveicolo e guarda il conduttore. E la segnalazione che, come vedete, in quel punto c'erano nascoste delle banconote. Quello che vi viene mostrato in questo momento sono delle banconote triturate, erano delle banconote vere che ci sono state date dalla Banca d'Italia, ovviamente per scopi addestrativi, ma hanno l'odore delle banconote vere, odore che è un mix tra la particolare carta filigranata che viene usata per le banconote e lo stesso inchiostro, che è un inchiostro particolare usato solo per le banconote. Bene, ora nel frattempo diamo il tempo di spostare gli automezzi e faremo un'ultima simulazione. Abbiamo quindi visto una ricerca su bagagli, una seconda ricerca su un autoveicolo e da ultimo vi faremo vedere una ricerca su passeggeri, quindi su persone. A questo scopo io inviterei una decina di persone tra il pubblico che vogliono partecipare ad entrare al centro di questo ring con tranquillità, perché comunque si tratta di un cane buonissimo, la ricerca verrà fatta dallo stesso Labrador che state vedendo ora. E faremo una simulazione simile a quella che, insomma, è l'attività che avviene in aeroporto quando arrivano i passeggeri, per farvi vedere come il cane riesce a scovare in mezzo a tanti passeggeri le persone che hanno nascosto sulla persona una grande quantità di denaro. Oppure tenete qua dentro, per favore, per bisogno di un po' di volontari. No! Sì. Deve andare, anche bambini. Ovviamente noi abbiamo già preparato un nostro figurante che ha sulla persona lo stesso brick di soldi triturati e che quindi il cane dovrà riconoscere. Come ho detto prima, per la ricerca su autoveicoli, anche in questo caso il cane deve saper distinguere tra tanti odori, perché le stesse persone hanno sul proprio corpo diversi odori, odori di profumi, odori di creme, lo stesso odore che emana dalla nostra pelle è un odore che il cane avverte molto bene. In mezzo a tutti questi odori il cane deve distinguere solo ed esclusivamente l'odore per il quale è stato addestrato. Ecco, vedete, il cane ha già fatto un primo giro in mezzo alle persone, non sta segnalando nessuno, significa che se qualcuno ha dei soldi, ha del denaro, è comunque al di sotto dei 10.000 euro. Adesso abbiamo fatto entrare un nostro figurante, vediamo quella che sarà la reazione del cane nel momento in cui andrà ad annusare questa persona. Ecco, come vedete il cane, come diciamo noi nel gergo tecnico, è entrato nel cono di fiuto, ovvero sta sentendo le molecole odorose che l'aria, diciamo, sposta intorno alla persona, e adesso dovrà risalire
per individuare la persona precisa che ha della valuta. L'atteggiamento del cane in effetti è già cambiato, ecco, vedete, in questo momento preciso è riuscito a risalire sulla persona, si ferma, guarda il proprio conduttore proprio ad indicargli che ha riconosciuto l'odore della valuta, ecco. Dimostriamo anche in questo caso lo stesso brick. Pensate che questo equivale, sono banconote triturate, ma equivalgono all'incirca a un 20.000 euro. Bene. Quindi abbiamo terminato la nostra dimostrazione, spero che sia stata rappresentativa di quella che è l'attività che queste unità cinofile svolgono ogni giorno in ausilio per la Guardia di Finanza presso l'aeroporto di Malpensa e in tutta la provincia di Varese. Grazie per l'attenzione. La cerimonia riprende, per favore se vi avvicinate, grazie. Riprendiamo la premiazione delle forze dell'ordine che per il terzo anno avviene a Saronno. Tra i Lions sono presenti anche altri due club, il Lions Club Host qui presente il presidente Galli e il Lions Club Saronno in Subria è presente il presidente Basilico. Grazie alla loro partecipazione. Ora cedo la parola al governatore dei Lions per un saluto ufficiale. Grazie, riprendo da dove avevo lasciato prima, ringraziandovi innanzitutto per essere qua presenti. Vi devo portare il saluto di Lions Club International, la più importante associazione di servizio nel mondo, 208 paesi dove è rappresentato, 1,5 milioni di persone nel mondo, in Italia siamo in 50.000 nel nostro territorio, su Saronno tre club rappresentati in maniera splendida dai presidenti citati prima, tre club che sono attivi, operativi e sono sempre pronti a dare esempio del servizio. Quella sussidiarietà di cui vi dicevo prima è un'esigenza, è un bisogno che deve essere però legato oggi ad una grande mancanza, la mancanza di etica. Dobbiamo ricordarci che oggi tutto deve essere riportato all'etica, deve essere riportato al bisogno, per ritorno di Paletti, di meritocrazia, di bisogno di assistenza, di bisogno di ricerca di qualità. Perché? Perché il disprezzo di queste regole oggi ci ha portati in una situazione che tutti vedete. Di conseguenza, attraverso la sussidiarietà, attraverso il nostro progetto di cittadinanza attiva, dobbiamo essere noi Lions, ma noi Lions grazie alla vostra collaborazione, perché come dicevo al sindaco noi dobbiamo essere a vostra disposizione, segnalate ai presidenti quali sono le esigenze e noi faremo di tutto per essere attivi e operativi. Passo alle forze dell'ordine, devo portare a loro solo la mia gratitudine, il rispetto mio del presidente internazionale, la gratitudine di tutto la Lions Club International che ho l'onore di rappresentare, della fondazione, perché loro con il loro lavoro ci danno la tranquillità, ci danno la serenità di essere qua su questa piazza, ci danno l'opportunità di vivere una vita tranquilla e serena. Questo è esempio di servizio che è disinteressato, disinteressato perché se pensate a qual è la minima retribuzione o quantomeno se pensate al rapporto costi-benefici o se pensate al rapporto che c'è di impegno psicologico, lavorativo, di stress rispetto a quello che può essere un minimo ritorno economico, capite quanto queste persone mettono del loro. Possiamo essere solo loro grati, e mi avvio alla conclusione, ricordandovi che ogni volta che vediamo una divisa, di qualsiasi colore sia, di qualsiasi tipo sia, dobbiamo avere il rispetto perché sono uomini e donne che mettono in discussione la loro vita in un alto valore di servizio. Grazie, grazie davvero. Grazie governatore, vorrei fare un piccolo inciso nella scaletta, chiamerei per un saluto il presidente di zona, il Lions che coordina l'attività di 8 club di questa zona di Saronno e Lignano. Patrizia Guirirocco gentilmente, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti così numerosi. Dopo quello che ha detto il governatore, il mio intervento sarà proprio minimo e di saluto. Io sono molto ma molto contenta che i club di Saronno collaborano tutti fra di loro. Il risultato della collaborazione lo vedete qua in questa piazza grazie alla vostra presenza e grazie all'intervento di tutti. Buona giornata. Grazie.
siamo alla parte finale, ma la più importante, la premiazione delle quattro forze dell'ordine. L'avvocato Morlacchi, presidente del Lions Club Salone del Teatro, premierà una per una le armi. Cominciamo con i carabinieri. Il reparto interessato è il nucleo radiomobile. Il militare che riceverà il premio è, leggo la sigla, MASUPS Nicola Muscettola, comandante del nucleo. Congratulazioni. Grazie per questa occasione importante che la città di Salorno si avvicina all'Arma dei Carabinieri e alle forze dell'ordine in generale. Per noi è gratificante sapere di poter essere al servizio di chi poi sa in qualche maniera ritornare in sentimenti di gratitudine il nostro impegno. Il reparto che oggi è stato premiato è il nucleo radiomobile, che non è altro il pronto intervento che voi vedete tutti i giorni sul territorio, ed è il reparto probabilmente insieme alla stazione Carabinieri che è più vicino ai cittadini, perché a ogni richiesta 112 in linea di priorità risponderà ovviamente il pronto intervento. Noi siamo ovviamente al servizio di tutti, il nostro impegno, come già detto prima, è quello di far sì che il sereno rimanga sempre e costantemente. Noi cercheremo di fare del nostro meglio. È sicuramente apprezzata e molto gradita la collaborazione di tutti, e in questo caso mi rivolgo alla collettività, alla popolazione, perché si faccia sempre più strada quello che è il cosiddetto sentimento di sicurezza partecipata. Non devolvere soltanto agli organi tecnici, che hanno ovviamente le responsabilità che competono loro, il compito della sicurezza, ma sentirsi parte di un sistema per poter porre tutti nel proprio ambito, con le proprie responsabilità, con le proprie mansioni, per poter meglio fornire sicurezza e garanzia e qualità di vita a tutti i cittadini che si trovano a passare nel territorio di Salorno e nei comuni di Vito. Grazie ancora, e ne siamo veramente grati. Ringraziamo il capitano Giuseppe Regina per le sue parole. Passiamo alla seconda forza dell'ordine, la Guardia di Finanza. Il tenente Carlo Della Gatta, che è assente per motivi di servizio, ha deciso di dare il premio alla sua squadra per la professionalità, la competenza e il grande spirito di sacrificio profusi nella quotidianità e nell'attività di polizia, economico, finanziaria, con dimostrazione di appassionata dedizione ed altissimo senso del dovere nell'espletamento dell'attività di servizio a supporto della collettività, con attenzione concreta ai bisogni della città. Riceve il premio luogotenente Tedde. Ciao a tutti, innanzitutto grazie di questo premio da parte del comandante di tutti gli appartenenti alla Forza di Salorno. Ripeto, noi oltre che il lavoro quotidiano che fa la presa che abbiamo visto, abbiamo un compito di polizia economico-finanziaria. A volte, ripeto, un lavoro silenzioso magari non è che si veda tanto, però siamo sempre quotidiani, ogni giorno con professionalità. Abbiamo un servizio che se ne pensi al servizio della collettività. In maniera silenziosa ogni giorno facciamo il nostro lavoro con dedizione, professionalità, come scritto nella finanza. E continueremo a farlo. Siamo pronti anche ad ascoltare le persone che ogni giorno vengono nell'ufficio della caserma, e siamo pronti a dare un consiglio in questo momento delicato che stiamo attraversando. Grazie. Grazie. La terza forza dell'ordine premiata è la polizia locale. Giustamente il premio viene dato, viene consegnato dal sindaco a Zammaretti Vittore, agente di polizia locale.
motivazione è che nell'attività di controllo del territorio, su segnalazione di un cittadino, prontamente interveniva evitando un tentativo di stupro che si stava perpetrando in un parcheggio ai danni di una donna. Congratulazioni al Milite. Ringrazio l'Aeros per questa manifestazione di promozione delle forze dell'ordine. Mi associo alle parole del sindaco che chiede una maggior collaborazione, un maggior anche impegno delle forze dell'ordine per migliorare il senso di sicurezza dei cittadini, e chiaramente la polizia locale è il primo linea per cercare di fare ancora meglio il lavoro e meglio la presenza sul territorio. Ringrazio ancora. Grazie a voi. Grazie. I Vigili del Fuoco, viene premiato il distaccamento di Saronno, riceve il premio De Bernardi. Congratulazioni, vuole dire due parole? Niente, ringrazio il Lions, ricevo il premio diretto al nome del distaccamento. E noi, il nostro è un lavoro di squadra, quindi premiamo la squadra che sempre interviene prontamente, tempestivamente e cercando di recare il meno danno possibile, perché quando ci muoviamo noi sicuramente qualcun altro starà male. Quindi facciamo le cose veloci e rapide. Grazie comunque a tutti. Grazie a lei. Un attimo ancora la vostra attenzione. Un ringraziamento al colonnello Luigi Macchia, comandante della finanza dell'aeroporto di Malpensa, per aver portato a Saronno per una bella dimostrazione l'unità cinofila. Lo premia il nostro governatore Danilo Francesco Guerini Rocco. Comandante, è veramente un onore per noi come Lions Club International, come Lions Club Salone Teatro, conferirle un panino, darle questo piccolo riconoscimento per quanto lei fa regolarmente, per quanto fa sul territorio, per quanto ci consente anche attraverso una porta importante che è la porta di Malpensa di avere tranquillità. La tranquillità che sul nostro territorio non arrivi niente di strano e di non porto. È un grande onore per me poterla premiare. Di nuovo sono io a ringraziare prima di tutto la cittadinanza e il Lions che mi hanno dato l'opportunità di partecipare a questa manifestazione, perché così facendo ci danno l'opportunità di avvicinarci ai cittadini, di far conoscere il nostro lavoro, di far vedere che noi siamo lì a proteggere quella linea immaginaria che divide il resto del mondo dall'Italia. Grazie ancora. Grazie, finisce qui questa manifestazione iniziata sotto la pioggia ieri sera e stamattina, come vedete Giove Pluvio è stato abbattuto e abbiamo vinto noi con il sole. Grazie, appuntamento all'anno prossimo per il quarto premio. Grazie e buona giornata a tutti.